La riproduzione e l'accoppiamento sono parti essenziali e importanti della vita di ogni cane. Tuttavia, molte persone sono sorprese dal modo in cui i cani si accoppiano. Il più delle volte il rapporto tra una femmina e un maschio si trasforma in una scena abbastanza spaventosa. Questo perché durante l'accoppiamento accade qualcosa di unico nella famiglia dei canidi. Sembrano rimanere bloccati. In questo video spiegheremo perché questo fenomeno si verifica, perché i cani sembrano essere angosciati e se è il caso di intervenire. La riproduzione dei cani è un processo complesso che spesso inizia con il corteggiamento. Sia la femmina che il maschio inviano segnali per far sapere all'altro che sono pronti per l'accoppiamento. Una volta finito, il maschio smonta la femmina. Questo è abbastanza normale, ma la parte più strana avviene solo alla fine dell'accoppiamento, quando il maschio si posiziona direttamente dietro di lei e si rivolge dall'altra parte. Si scopre che l'organo genitale del maschio è ancora all'interno della femmina. Questo ancoraggio è un fenomeno comune e naturale e il cane non ha molta scelta al riguardo. Si tratta semplicemente di una fase del processo riproduttivo, tecnicamente nota come ancoraggio copulativo. Il tempo in cui i cani rimangono bloccati in questa posizione può variare molto, dai 15 ai 30 minuti, ma può durare anche un'ora. I cani si attaccano l'un l'altro perché durante l'accoppiamento accadono diverse cose. Per comprendere il processo completo dobbiamo innanzitutto analizzare il tessuto erettile del cane. Il pene di tutti i mammiferi è dotato di due tipi di tessuto erettile. Uno funziona per irrigidire il pene, l'altro per riempire il glande del pene, che a sua volta gonfia l'organo. Nella maggior parte dei mammiferi i due tessuti si attivano contemporaneamente. Nei cani, invece, il pene si irrigidisce prima dell'inizio del rapporto e inizia a gonfiarsi solo quando è dentro la femmina. Quando il maschio monta la femmina e avviene l'eiaculazione, l'organo genitale del maschio si espande in modo significativo, crescendo di 3 volte in larghezza e di 2 volte in spessore rispetto allo stato di flaccidità. Anche l'organo genitale femminile reagisce alla situazione. I muscoli vaginali entrano in azione e iniziano a stringere il pene. Sono proprio la compressione e il gonfiore a bloccare i cani in questa posizione scomoda. A questo punto il cane fa ruotare una zampa sulla schiena della femmina e si posiziona direttamente dietro di lei finché l'erezione non si attenua. I due cani rimangono in posizione fino a quando il pene del maschio non si sgonfia e i muscoli vaginali della femmina si rilassano. Questo nodo aiuta a mantenere lo sperma all'interno della femmina, aumentando le probabilità di fecondazione. Le teorie suggeriscono che il motivo per cui i due cani si danno le spalle è una forma di meccanismo di difesa. Permetterebbe ai due cani di osservare l'ambiente circostante, anche se potrebbe essere solo una questione di comfort. Se vi imbattete in due cani ancorati in questo modo, non cercate di separarli. Sebbene spesso i cani inizino a piagnucolare o addirittura a abbaiare, è importante rendersi conto che questo processo è del tutto naturale. Separarli è pericoloso e può far male a entrambi i cani, danneggiando i loro organi genitali. Dopo un po' di tempo il pene del cane tornerà alle sue dimensioni normali e i due cani potranno andare per la loro strada. Anche se siete arrabbiati perché non volevate che i due cani si accoppiassero, non dovete cercare di separarli. Il cane maschio ha già eiaculato a questo punto e non si può far nulla per fermarlo. Se si tenta di separare i cani, si rischia solo di far loro del male. È interessante notare che questo comportamento non è esclusivo dei cani, ma si riscontra nella maggior parte dei canidi, compresi lupi, volpi e coyote.